Fabio Rosini, buonasera. Buonasera a lei. E benvenuto, benvenuto davvero qui nel posto delle parole per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, un tema molto ampio che abbraccia tutta la vita, dall'inizio dell'umanità, la vita di tutti noi, cioè questo pendolo che continua ad oscillare tra il bene e il male. Non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. È questo il titolo dell'incontro previsto venerdì 18 giugno alle ore 21 ed è un incontro online con Fabio Rosini, sacerdote. E questo incontro ci farà attraversare, come dicevo poco fa, queste due parole. Come mai la scelta di questo tema, Fabio Rosini? Beh, abbiamo concordato questo tema perché è intrigante affrontare l'analisi di questo versetto della lettera ai Romani. Non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio, cioè qualcosa che io voglio e qualcos'altro che desidero, verso cui sono spinto. Io faccio le cose che ho deciso razionalmente di non fare, ma finisco per farle. Ecco, questa è la problematica. Noi abbiamo misconosciuto questo problema, cioè abbiamo sopravvalutato la volontà. Questa sopravvalutazione della volontà è passata come una cosa cristiana, ma in realtà è di origine estranea. Cioè, l'assolutizzazione della forza della volontà. La forza della volontà è molto limitata, è molto più potente il desiderio. E uno potrebbe pensare che un sacerdote non dica queste cose, ma invece è piuttosto consono. Infatti, mentre noi diciamo nel Padre nostro sia fatta la tua volontà, cioè noi siamo chiamati a rinunciare alla nostra volontà proprio perché ne conosciamo la grande fallacia, invece questo versetto della lettera ai Romani fa da contraltare a un altro versetto, quello della, che è nella lettera ai Galati, sempre di San Paolo, dove si dice: obbedite ai desideri dello spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. E per cui esistono due tipi di desideri. Allora, il desiderio è la forza più radicale dell'uomo ed è in realtà inabitata da due visite diverse, il desiderio costruttivo e il desiderio distruttivo. E il vero problema nel cuore dell'uomo è che non c'è mai in realtà la scelta fra bene e male. Ed è forse da qui che abbiamo bisogno, per riprendere una citazione biblica, di un cuore intelligente. Sì, un cuore che ascolti anche. Sì. Sì, perché il problema vero è non fra il bene e il male, ma fra il bene vero e il bene falso, fra il bene apparente e il bene reale. E sono molto diversi fra di loro, ma il desiderio dello spirito conosce un'apertura verso la vita e verso l'amore. Il desiderio della carne conosce una autoprovvidenza che tende all'assolutizzazione dell'ego, però sembra buona anche questa cosa, tante volte si millanta per bontà, si millanta per costruttività, ma in realtà è distruttività perché è solitudine, è autoreferenzialità. E a proposito di autoreferenzialità, qui come la fede cristiana può diventare autoreferenziale in quel modo? Oh, facilissimamente, perché il problema è questo. Quando noi imbocchiamo, diciamo così, la strada della realtà cristiana, dell'ascolto dei Vangeli, ma non abbiamo dismesso quello che gli orientali chiamano la filautia, cioè la centralità del proprio autos, del proprio sé. Noi possiamo trasformare tutto in uno strumento del proprio ego, anche il bene che facciamo, anche il servizio può diventare autoedificazione. Questo è un grande problema, perché noi abbiamo spostato l'attenzione sugli atti, cioè sulle cose giuste o sbagliate che si possono fare, ma la vera attenzione va posta sul cuore. Cioè, va posta sull'amore, sulla intenzione, appunto sul desiderio. E si può fare del bene umiliando e si può anche essere molto duri con qualcuno per amore. Il problema è il fine delle cose. Se il fine è l'ego, è un macello. Se il fine è il tu, allora diventa bello.
Tutto sta qui, la chiave di volta, la prova del 9, la missione che abbiamo tutti quanti, che si creda o non si creda, e non, questo non si tratta, perché poi tutti quanti si crede in qualche cosa. Lei poco fa, Fabio Rosini, ha citato la parola desiderio, ed è una parola che spesse volte noi diciamo senza entrare nell'humus di questa parola stessa. Il desiderio che noi abbiamo oggi, ma non per dire che oggi viviamo dei malatempora che si sono sempre stati, ma il desiderio che viviamo oggi è sicuramente una mancanza, ma quel vuoto che noi vogliamo riempire, spesse volte, secondo lei, lo riempiamo di un altro vuoto? Probabilmente sì, in genere l'albero si riconosce dai frutti e se avessimo trovato la strada giusta per rispondere all'abisso che portiamo tutti dentro per la nostra fragilità, beh, se avessimo, ripeto, trovato la risposta giusta saremmo molto più felici di quanto siamo. Vedremmo tanta più gioia intorno a noi perché avremmo trovato la strada. No, la realtà è che c'è sempre stata nell'uomo questa trappola latente che nella scrittura si chiama idolatria, cioè di finire per chiedere la soluzione del proprio essere a cose più piccole di noi, a cose che poi alla fin fine facciamo noi. Il problema è che, dico una cosa paradossale, io non ho mai conosciuto in vita mia un vero ateo. Ho conosciuto gente che non crede in un Dio trascendente, ma tutti hanno al centro qualcosa. Bisogna vedere che cos'è, ma tutti vivono di qualcosa, devono sopravvivere all'angoscia del domani, all'angoscia della vulnerabilità in una qualche maniera. Sono cose piccole. Ma Fabio Rosini, lei poco fa ha parlato della felicità, ma come posso io introdurre nel mio respiro quotidiano un frammento di felicità se io devo sempre dibattermi in questo continuo, in questa continua oscillazione del pendolo fra il mio essere e il mio dover essere? Il problema è che questo è il modo per affrontare le cose che abbiamo noi, che è un modo fondamentalmente individuale o ancor di più individualista. La nostra felicità non è una felicità autonoma, è sempre una felicità relazionale, c'è qualcuno con cui siamo felici, c'è qualcuno per cui siamo felici. Infatti la grande chiamata che c'è nella vita cristiana autentica è la relazione, non l'etica. L'etica serve a poco. Fare bene o fare male, il problema è fare bene a qualcuno o fare male a qualcuno. Se no, la nostra analisi dei nostri atti diventa semplicemente perfezionismo o appunto culto della nostra immagine, siamo cascati nel fariseismo in 448. Noi siamo chiamati alla relazione, a stare con gli altri e con l'altro ancora di più. Cioè, la vera felicità è, diciamo, il paradosso, è quella altrui, è quella che procuriamo negli altri, è la felicità che diamo, quella è felicità che veramente non se ne va, che resta, che ha sostanza. In questi giorni, in questi mesi, non si fa altro che dire, e giustamente, sotto molti aspetti, si pronuncia il verbo ricostruire, rinascere, ricominciare. Lei anni fa ha scritto un libro, L'arte di ricominciare, ed è quanto mai attuale, no? Lei parlava in quel libro della creazione, ma ogni giorno è una creazione e ogni giorno ricominciamo e dobbiamo ricominciare sempre. Il nostro dover essere è forse questo, dover essere persone che ogni giorno ricominciano la loro esistenza e il loro progetto. Sì, ma la vita ha una sua sapienza. La vita va più assecondata che non delineata o definita. Molto spesso noi crediamo di dover inventare tutto, noi dobbiamo valorizzare, cioè ricominciare infatti non è prendere e fare tutto ex novo, no, si tratta di partire da dove stiamo e iniziare a prendere per il verso giusto tutto e costruire. Il problema è che abbiamo bisogno di una meta, la meta è imprescindibile e la meta vera è appunto è l'amore, la meta vera è la pienezza della relazione, il fatto di riuscire
a costruire qualcosa per qualcuno. Quando ci decentriamo funzioniamo bene, quando ci auto-assolutizziamo ci incastriamo. Le vorrei porre, Fabio Rosina, alcune domande in merito alla sua attività comunicativa. Lei è una persona di grande relazione, lei è su YouTube, possiamo dire un influencer, no? E perché è brutta parola, vero? Brutta parola, sì, però terribile. Oggi come oggi per farsi capire, no? Però se io vedo che un suo intervento, una sua predica, diciamo così, ha più di 100.000 ascolti, io credo che sia una cosa da tenere in considerazione, nell'attenzione e soprattutto nella coniugazione oggi molto importante della comunicazione del Vangelo. E io credo che questo sia molto importante, perché è vero, parlo solo di numeri, di visioni su YouTube, che possono essere anche relativi, ma badiamo alla relatività di questa cosa. Quanto la impegna tutto questo, tutti questi numeri di queste persone che l'ascoltano su YouTube? Allora, se fosse una cosa che è relativa a Fabio Rosini, mi angoscerebbe e basta, ma tutto questo io lo faccio per obbedienza, lo faccio per fiducia, per apertura, lo faccio perché la provvidenza mi ha messo in queste condizioni. Penso che ci saranno molte altre persone che farebbero meglio di me, io non so com'è, ma sto in questa realtà. Diciamo che quel che c'è dietro è una cosa che resta fondamentale. Io parlo come vorrei che qualcuno mi parlasse, io spiego come vorrei che qualcuno finalmente me lo spiegasse, quello che voglio capire. E per questo, diciamo così, è una comunicazione che, al di là dei differenti colori delle situazioni come questa, che è un'intervista o altre cose, comunque cerca di restare sempre molto reale, con i piedi per terra, con il cuore aperto al cielo. E di fatto questa responsabilità io la scarico tranquillamente sulla provvidenza, non me la sono cercata io questa cosa qua, proprio non avrei mai pensato di avere un impatto di questo genere, così come scrivere i libri, anche avere tanti lettori. L'ultima cosa che pensavo è di avere una così grande capacità di comunicativa, questo è un dono di Dio. E diciamo così, rimando al mittente, o meglio all'emittente, la faccenda, no? Sto sereno, perché di fatto da me dipende fino a un certo punto. Eh sì, dipende fino a un certo punto, però è lei che sta di fronte a un microfono e racconta e spiega. E la narrazione oggi è una parola che spesse volte diciamo, ci infarciamo i nostri discorsi con narrazione e storytelling, però se quando andiamo a messa spesse volte con la testa ci ondoliamo e quasi ci addormentiamo perché riconosciamo che le prediche non sono spesse volte altro che una ripetizione del Vangelo, e forse sarebbe molto più bello lasciare che si decantassero quelle parole straordinarie del Vangelo. Ecco, quindi c'è bisogno di una nuova sintassi nel raccontare il Vangelo. Cosa ne pensa? Penso proprio di sì. Sinceramente, quando comincio i corsi per insegnare ai preti a predicare, ne faccio dei distanziali o ne faccio dei scansionati, secondo quello che le condizioni che si possono creare. La prima cosa che faccio è faccio vedere il primo video di Mr. Bean, che è storico, si trova abbastanza facilmente, dove lui entra in chiesa e si annoia mortalmente e fa morire dalle risate la scena di questo uomo che cerca di sopravvivere a un'omelia completamente inintelligibile. Ecco, sì, questo è il punto. C'è tanta lamentela e sinceramente penso che sia una lamentela assolutamente seria, cioè vera, autentica. Perché? Perché noi non abbiamo formato i preti per essere dei profeti o per essere dei padri nella fede, noi abbiamo formato i preti per essere degli organizzatori, dei gestori, ma forse i gestori ce ne stanno tanti su questa terra, i profeti un po' meno. E abbiamo bisogno di quella vera profezia, che la profezia non è sapere quello che succede domani, la profezia è sapere quello che succede oggi, cioè capire oggi cosa sta succedendo e avere uno sguardo che connette la realtà con l'opera di Dio.
quando compare l'opera di Dio nei fatti, quando si inizia a capire il filo della provvidenza, tutti sono molto contenti di quel che si dice. Anche coloro che non credono sono molto contenti di ascoltare qualcuno che dà un senso bello alle cose. Ecco, certamente questo ponte fra il Vangelo e la realtà è stato bypassato in favore di una teologia sterile, di un astrattismo tendenziale. E è interessante che c'è una sola omelia di nostro Signore Gesù Cristo, quando in Luca 4 va in sinagoga e la sua omelia si riduce a queste frasi, quando legge il profeta Isaia e poi commenta: oggi si è adempiuta davanti ai vostri occhi questa scrittura che avete udito con i vostri orecchi, cioè mette in relazione l'orecchio con la vista, con la realtà. Ecco, questo dovrebbe essere l'omelia, la predicazione dei sacerdoti, dire l'oggi della parola. Cioè, quindi comporta una, la fede e la religione è un fatto di ascolto, quindi l'orecchio è una parte importante di tutto questo. No, l'orecchio è la parte più importante nella fede. Israele ci consegna una fede centrata su un comando: Shema Israele Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio, il Signore uno solo. Ascolta. Quando San Benedetto comincia la sua regola, comincia con: ascolta figlio, ascoltare. L'ascolto è il verbo della fede. Senza l'ascolto non c'è l'accoglienza di quella potenza che è la parola di Dio, che è capace di creare nel nostro cuore una novità straordinaria. Non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. E questo è il titolo dell'incontro, incontro online venerdì 18 giugno alle ore 21 con Fabio Rosini, che ringraziamo. Però prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ah, sinceramente il libro che tra l'altro ho presentato ieri, che mi ha fatto tantissimo divertire, un libro bellissimo secondo me, Giovanni Scifoni, senza offendere nessuno, questo attore che ha scritto questo libro splendido, si legge in una maniera grandiosa e affronta un tema straordinario: basta con la faziosità. È un libro contro la faziosità ed è molto divertente. E abbiamo bisogno veramente di divertirci nel senso proprio etimologico di questo verbo. Grazie davvero, Fabio Rosini. Grazie a lei. Buonasera. Buonasera.